erano 33 gradi, adesso sono 13. Infatti è assurdo, sta arrivando la tempesta della vita. Qua 17, ma ventoso. Almeno Ventoso, 17, qua sembra ma di essere ventoso. cazzo a Trieste, c'è la bora, cazzo. Tra un po' mi vola via anche lo stendino. Te lo Boh, ma giuro, mi è siamo. caduto in terra due volte, cioè. Lo stendino? Sì, dal terrazzo, è una roba impressionante. Vabbè, ma non si stende. Non stiamo parlando di droga quando c'è vento. In ogni caso, comunque, Proprio quando bella a c'è vento tutti, devi stendere, ragazzi. così si asciuga la roba, cazzo. Bella a tutti, ragazzi. Oggi live dove Ciao. ascoltiamo un po' di roba. Ci avete fatto mille segnalazioni, un po' di roba ce l'eravamo segnate noi. Dai, format a caso. Continueremo magari a fare la reaction dei dischi, però a volte è anche un po' pesante, tipo l'ultimo degli Strong Out. Voi ora siete riascoltati un po'? Io sì, ma Neanche alle spalle. morto. No? Tra l'altro, Quando cioè, ascolto. va Vai, nettamente, vai, vai. diciamo, nella classifica della puntata più noiosa della storia di Twitch. Cioè, io mi volevo uccidere. Per fortuna c'è stato il dissing, Andrea Rock, Contro qualcuno. retarded. È vero. Te, Mike, Ma no, l'ascoltate io ho ascoltato solo mezzo album. o no? Ok. Il mezzo Album. bello o il mezzo brutto? Chi ha detto che ne ho ascoltato due parti? Ho detto mezzo album. Album, che lo faremo settimana Ah. prossima. Martedì, ve la butto già lì, se ci siete martedì possiamo farla In per realtà dovevamo farla oggi perché i ragazzi qui non avevano capito che usciva il 19. me. Perché Mike ci aveva mandato la scaletta, non lo so, da dove, da Spotify o qualcosa, ci aveva mandato l'album e ho detto allora sarà uscito, io ho detto organizziamo la live, poi non era uscito e ho detto dai ci facciamo una live e ci ascoltiamo qualcosa perché ci Dal fa mio sempre. telefono te l'ho mandata. Ah, dal tuo telefono. Ok, quindi adesso ve la buttiamo lì, martedì prossimo faremo Alfa Album, molto probabile, dai. Ci sta. Lì ce la caviamo presto. Che macchia hai dell'FX, Mike? Decline. Questa l'hanno Del fatta tour. per dell'ultimo tour 2023. Hanno fatto praticamente le maglie degli album che suonavano. E quindi hanno fatto Wolves, Punk in Drablic, no, scusami, Wolves, Pump Up, So Long. White Trash, basta, credo. Sì, Ok, basta, credo quella basta. di Pump Up, se te ce l'avevi, sì, ma non ti andava la taglia, ti andava troppo larga, com'è che Quella vera, era? l'ho Ah, tagliata. ok, ti va adesso? L'ho tagliata sotto, adesso mi va bene. Prima era tipo un tubino in cui sembravo tipo una minigonna, perché era Un tipo vestitino. e sì, Che un si vestitino. confaceva con la foto in K-pop che abbiamo fatto uscire oggi di Esatto, era Enneagramo. perfetta. Comunque Terribile. spacca, se ti viene la foto fatta male, fai fare l'app digitale, gli dai due idee stronze e fa ridere comunque. Viviamo in un mondo molto strano. Già, come giusto che sia. Come giusto che sia. Allora, Regaf, noi ci eravamo preparati un po' di roba, poi sono arrivate 6.000 segnalazioni, direi di partire dai Addirittura. Cesar, che sono stati anche carinissimi, che ci hanno scritto, ma se ci hanno scritto subito. Ricordiamo che suoneranno il 20 luglio, non so quanti dati in Italia faranno, ma di sicuro il 20 luglio al. Una. Ah, ok, fanno solo quella, il Side Fest, qua nel comune, nella provincia di Rimini. Da casa mia però è lo stesso, molto lontano, un'ora mi ci vuole ad arrivare sulle montagne. Organizza un carissimo amico Enrico, gli faccio gli auguri per la conduzione di questo festival. E quindi ci andiamo a sentire il singolo, in diversi mi hanno già scritto e dai, vediamo che cos'è. Ancora non l'ho cioè, l'avevo già sentito, però dai. Pronti? Vai. Vai. Dai. Beyond the day, and I know I can't get off this ride. It
Doesn't matter where I land, I'll just do the best I can and I'll be alright. Well, let's two step forward, one step back, play the long game, stay on track, and in the black. Well, that's the place, like they say, we're all one mistake away from a life that we look so down upon. And what's that you said? I recall, it's just business after all. We can't go back to the way life was before. And I know I know I'm losing sight of what matters in the end. With our insecurities, we all contend. And I wanna feel like I'm alive, with no worries or regret, nothing stated on what hasn't happened yet. Well, I hesitate to crack a smile, I let my guard down for a while, fearing a trial. Well, that's the breaks, like they say, we're all one mistake away from a life that we look so down upon. And what's that you said? I recall, it's just business after all. We can't go back to the way life was before. And I can't be the only one who struggles when I see pictures of our memories and how it used to be when we were free, young and naive. Well, that's the breaks, but they say we're all one mistake away from a life that we look so down upon. And what's that you said? I recall, it's just business after all. We can't go back to the way life was before. Well, that's the bridge. We're all one mistake away. Yeah, that's the bridge. Will you rise or will you fall? Well, that's the bridge. Call the call. It's just business after all. Yeah, that's the bridge. You make that final call. Well, that's the bridge. Allora, ragaz, fosse strappo. Nell'album degli Strogoz sarebbe stato il pezzo migliore per distacco, ma confronto all'altro album mi sembra un po' le solite cose. Stanno a fare pezzi migliori secondo me, Cesar, che ne dite? Allora, prima cosa, ho bisogno che Michael smette di sgranocchiare la sua merda di idea, non no? Che per idea, perché altrimenti non si sente un cazzo, cioè fa su e giù in base ai rumori che fate, il volume, c'è una roba inverosimile, ragazzi, non si sente un cazzo. No, sì. Perché quando uno cerca di parlare il volume si abbassa di colpo, quando c'è silenzio si rialza, c'è una roba improponibile. Va detto bene, merenda finita. Comunque sto mangiando le gallette perché ti sono vicino. Bravo, bravo, bravissimo, bravissimo. No, hai ragione, canta a dire che sembra un po' solita, però mi piace sto pezzo, promosso direi, va bene. Cioè, abbiamo sentito di peggio direi. Oh, sì. Voglia, ciao Simo. Promosso. Ma allora, è carino, non è come il vecchio disco che è uscito, quello che abbiamo fatto la reaction dei Chaser, però dai, cioè non è male, ci sta. Sì, forse la qualità, perché il sound è quello, derivato dai No Use For A Name, eccetera, quindi bene o male è quello che ti aspetti. La roba, sì, forse un po' così... Visto giocato come singolo, mi sembra un pezzo da non giocarsi come singolo, ma un riempitivo dell'album. Sì, poi dopo vediamo cosa ci aspettiamo, però non è che mi sembra sto super pezzo, però può essere qualcosa di interessante. Sì. Stiamo a vedere. E uscirà per la solita cordata di etichette, immagino, in Europa per Sbam, qua ci sarà l'etichetta americana. Immaginiamo... Thousand Island. Sì, Thousand Island. P-Records. La solita cordata, quindi vedete voi dove prendervelo. Ci saranno naturalmente tantissime edizioni, anche perché come l'altro, da quante copie avevi dello scorso, Simo? Dopo le date via o ne hai tenute tante? Ne ho tenute praticamente tutte. Urca. Mi sembra che ne ho tipo 7 o 8. Hai anche il test press? E quanti ne hai? Uno in meno di quello che dovrei. Allora, adesso tra i vari pezzi che ci hanno consigliato,
I 4 Year Strong, ragazzi, che hanno fatto un pezzo nel 2024. E te, ma io mi sa che sei il più esperto dei 4 Year Strong, anche perché... Io non credo di aver mai sentito una canzone. Te ci hai suonato insieme, Ascolti, vero? io ci sono stato insieme 2 volte, una, no, 3, 2, no, mi ricordo. Comunque sì, abbiamo suonato con loro anche al Warped Tour. Sono stati proprio loro, infatti, a portarci in giro, a farci vedere un attimo com'era il backstage, così, perché tipo noi eravamo lì un po' spaesati a caso. E loro, boh, grandiosi, cioè fortissimi, molto molto bravi dal vivo, compattissimi. Diciamo che hanno perso un pochino quando è andato via il tastierista, che poi sembra strano, normalmente la roba che ascoltiamo non ha un tastierista. Eppure il loro tastierista, cioè più che altro erano dei synth, e cazzo, funzionava veramente un botto, perché poi faceva anche i cori, voce screamo altissima, molto molto bravi. I primi 2 dischi sono, boh, magistrali. No, forse anche il terzo, dai. Però i primi due sono veramente incredibili. Adesso non so cosa aspettarmi Ah, da... anche io qua, se ce l'ha proposti a Lady Punkcast, che tra l'altro saluto, ha detto che sembra in mezzo Bronx, infatti sono molto curioso. Io l'ho detto più volte, sono stato il gruppo, secondo me, che ma un attimo distanziato dal pop punk loro. Sono stato oltre loro, ho fatto fatica perché diciamo che sono stati un po' i capostipiti di quello che fu poi il movimento Easy Core, con quelle chitarre abbastanza gonfie, MG come Humbucker MG, e quindi non lo so, erano sonorità che si sono un po' allontanate da quello che poi avevo voglia di ascoltare io. E quindi è stata una band che non mi ci sono mai appassionato tanto, mi è capitato di vederli in qualche festival, però non ci ho mai fatto la malattia. Adesso qua Ruben dice che è molto figa questa nuova canzone, andiamoli a sentire perché ho molto curioso, anche perché negli ultimi anni me li ero un po' persi di vista, ammetto. Negli ultimi anni hanno fatto delle robine strane, cioè non hanno fatto dei gran dischi o più o meno come i primi, robe un pochino più tranquille, hanno fatto dei remake, hanno fatto un acustico, però dai, oh, gli do fiducia, vediamo un po' come va. Dai, anche perché non è facile rimanere a fare 20 anni quel genere lì. Abbiamo visto band come i Newfoundland. Sentiamo Dandy of Mine, uscita il 4 aprile. Brother, questi non sono i 4 Year Strong. Non sono Non i 4 Year Strong. proprio. Aspetta che... Dandy of Mine, ecco, scusatemi. Questo mi Ok. sembra... Ecco. Comunque non erano male. Non erano male. Questi sono loro.
A te la parola prima. Allora, non è un brutto pezzo, ma non è un pezzo, cioè non fatto dai 4 Year Strong. Cioè, mi aspetto delle cose diverse da loro. Poi, cioè, ritorniamo al discorso dell'altro giorno, che la band di turno fa le canzoni più o meno tutte uguali. Benissimo, mi piacciono, quindi va bene. Però, cioè, cioè, non è un brutto pezzo, molto cattivo, però c'è poco melodico. Loro di solito sono tanto, tanto melodici. Sì, c'è quell'apertura melodica in mezzo, ma in mezzo alla fagiolata. Sembrano troppe idee messe tutte in un pezzo molto corto. Sì. Però sì, l'apertura melodica poi appena apre è fighissima, secondo me. E quelli sono i 4 Year Strong che ci piacciono, credo. Sì, sì, assolutamente. Melodiche. I Breakdown, anche quelli, sono un loro marchio di fabbrica, ma messo tutto un po' a fagiolata. Simo, che non li conoscevi? Io non conoscendoli, se non per pochissime robe, che mi sembra che forse recentemente Mike, che avevo chiesto qualcosa su di loro perché c'era una svendita su un sito, sì, forse, sì, e sì, mi ha riconsigliato, sì, un paio d'album, ma non è che mi avessero proprio colpito molto. Questo pezzo invece a me piace, cioè proprio ci sta di brutto, cazzo, bello, a me piace, bello tirato. Ma te lo dico, Simo, gruppo, esatto, cioè, è per quello. Sento sto pezzo, dico, cazzo che bel pezzo, minchia. È per quello che comunque puoi dire, cazzo sì, mi piace, anche a me piace, non è che non mi piace. Certo. Però rispetto a quello che loro fanno di solito è molto diverso, mettiamola così. Se dovessi trovare un paragone, è come dire Coming Home dei Newfound Glory, discone, bellissimo. Però ai fan dei Newfound Glory fa storcere il naso perché è tranquillissimo. E tipo non è da Newfound Glory. Sì, è il disco che ne ho parlato nel video che ho fatto con David, che era l'album nel quale provarono ad andare un po' sull'indie rock, non riuscendoci, perché poi dopo sono ritornati nel pride del pop punk. Madonna, però, sì. Era meno sulle loro corde, non era Newfound Glory? No, era un bell'album, sì, perché se poi ascolti i pezzi, mettiamo adesso Coming Home, ci piace, però sì, sì, in sì, ottica è un bell'album rock che non un bell'album di Newfound Glory. Esatto, esatto. Comunque dalla chat è piaciuto molto, bomba sto pezzo, ciao Pina, figa questa nuova, The 4 Year Strong, bene, bene. E Regas, vorrei, ma molto incuriosito, la recensione che ha fatto Andrea Rock del nuovo dei Sum 41. Avete un pezzo da mettere, un singolo, una qualcosa? Simon? Io non ho più pallida idea. Cioè, io l'ho ascoltato distrattamente mentre lavoravo e non mi dava fastidio il disco, quindi boh, però non ti saprei proprio dire né pezzi né niente, cioè, zero. Ok, ci ho prestato se avete molta qualcosa attenzione dalla chat... di Heaven and Hell, anche perché è un doppio, se no andiamo a caso, vediamo quello con più ascolti e ce la buttiamo. Beh, credo ci siano ascoltiamoci i singoli, saranno usciti dei singoli, no? Sì, come singolo qua mi mette e questa che si chiama la 2 Landmines, quindi due, ragazzi, proviamo. Vai. And I don't want to believe that maybe this is the end. I know you're kind of a tease, but is this really pretend? Something tells me I'm wrong, but you I never can tell. The way you drag me along, the way I put you through hell. Tell me, am I insane? Is this where we belong? Is it pleasure or pain? Now we're still hanging on, going out of my head. You know true love is dead, but what you said
has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you, is that so wrong? I can't help but walk through your landmines. It was the best that I'd had. They say it's all for the best. I think that fate is a lie. And now my hair is a mess and you're a little bit high. Should I give it a chance? Is it ever enough? No more blood on my hands. No more fucking it up. Going out of my head. All the tears that I've cried and what you said has got me hanging on. I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you. Is that so I can't help but walk through your landmines. I'm bleeding and all I need is a sign. I'm out here and I've been waiting so long. Oh, 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 oh. You got me hanging on. Oh, 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 oh. You got me hanging on. All I need to know is should I stay or is it time for me to go? I don't wanna waste another minute, no, the story's getting old. All I wanna know is whether I should stay or is it time for me to go? I can't help but walk through your landmines. 10 feet and I'm going out of my mind. I'm not right without you, is that so? Average 41 song, cazzo! Non male, mi ricordava qualcosa che però non mi viene in mente. Mi ricordava qualche canzone che ho già sentito, o comunque qualcosa di simile. Boh, però ci sto pensando ma non mi ricordo. Ah, fa questo da 30 anni, non mi ricordo, non so da quando è che ci sono loro, inizio anni 2000... Sì, dai, sempre fatto, no, fine anni 90, sempre fatto questo, tra alti e bassi, non mi sembra uno dei loro singoli che, tra l'altro guardando le scalette dei concerti, ci guardavo con gusto, non fanno pezzi oltre Chuck dal vivo praticamente, tutta la loro scaletta è basata su Chuck, Does He Look Infected, o il Killer No Filler, su quella parte lì di carriera, quindi i singoli non ci credono più neanche loro, però si sono fatti un po' loro, messi gli ostacoli per pezzi un po' troppo difficili da raggiungere, cioè in un concerto questo ci sta, ma no, non è il mio momento del concerto. Voi, Simo? Beh, a parte che è abbastanza intelligente scegliere di fare una scaletta così, questo pezzo ci sta di brutto, cioè dai, carino, ci sta secondo sì, me assolutamente. Cioè non è per niente fastidioso, dai. No, è carino. Ci sta. Ma pezzi brutti, cioè pezzi fastidiosi dei Sum 41 adesso non ne ricordo particolarmente. Ne ho trovati più ispirati e meno ispirati. Bruttini, sì. A me anche Underclass Hero quando uscì c'erano secondo me dei pezzi molto fighi all'interno. Poi quell'album è andato un po' nel dimenticatoio, però secondo a me piace. È l'ultimo forse album che ci ha fatto un po' la passione loro, poi per ascolto altra roba, lo sapete, però boh. A me Underclass Hero non mi dispiace, cioè si fa ascoltare, dai, un bell'album. Comprissimo questo?
comprato, sì, l'ho comprato, non mi dava fastidio, c'era una bella colorazione, ho detto vabbè dai, lo compro, poi lo ascolto per bene, come al solito, se poi non mi piace lo do via. Non mi dava fastidio, è bellissima questa cosa da sentire. Non mi dava fastidio, non mi creava disagio. Esatto, proprio così. Ha fatto qualcosa anche recentemente Rise Against, ragazzi? Davvero? No, chiedo perché ho visto la data. No. No. Cioè, l'ultimo Ok, è uscito. ok. Avevano Cos'era? fatto un'estensione singolo dell'album, dell'ultimo album, ma non so se c'era della roba nuova, perché non l'ho preso, perché mi ha fatto girare molto le palle il fatto che costasse tipo 30 dollari ed era un 10 pollici e c'erano tipo 4-5 canzoni sopra. Quindi non ti saprei dire, ma però è roba vecchia, cioè è uscita poco dopo che è uscito l'album, l'ultimo album che è uscito. Ok, allora mi avete scritto perché erano usciti dei pezzi nuovi di Down by Law, però non vedo che qua su Amazon Music, quello che uso, li hanno già messi. Quindi, ahimè, Down by Law ce li scappiamo. È uscito, mi sembra, oggi, devo uscire domani, però magari in una delle prossime puntate. Sono sempre molto curioso delle cose che fanno i Down by Law e quindi li ascolto molto volentieri. Però ancora ho visto che non è uscito. Peccato. Dopo abbiamo visto, ci ha consigliato qualcosa Michael, che dopo ci andiamo a sentire, e ci hanno consigliato anche il nuovo singolo dei Tuesday. Va a vedere qua. Aspetta che adesso lo Thursday. cerco. I Tuesday, loro sono un po'... Tuesday, perché non me li trovo negli artisti? Brani, andiamo in artisti, perché non ci sono? Perché Oh? forse non sono artisti? No, sì che Pezzo di sono. merda. No, spacca le Oh, Thursday. no. Sì che spaccano. Però c'è Tuesday. Se non avete qualcosa di... Zio, non è che hai scritto Tuesday? No! Ci sono cose, c'è scritto solo Tuesday. Cioè. Ma guarda qua, ho scritto correttamente! Ah sì, lì. Però ti trovo un altro giorno. È bellissima sta cosa. Piobo. Cioè, prendono giovedì per martedì, allora Sì. sì, vediamo full collapse e l'album mi andrà la loro discografia. O hanno cavato il catalogo da Amazon Music. Ecco Potrebbe essere. qua. Potrebbe essere. Fa vedere se c'è qualcosa 2024, nuove uscite. Ecco qua, 12 aprile, Application from Release Dream. Allora, tra l'altro me li sono visti 2 volte quest'anno al The Fest. E quindi sono abbastanza sul pezzo con loro. Intanto, alla fine dice: con questo brano si stanno preparando la reunion con l'ex moglie Avril Lavigne agli Days 907 troppo pop. Perché suoneranno insieme? Suoneranno insieme Sam 41, Avril Lavigne e Simple Plan. E io ci vado. Per Madonna, forza. andrai, Sì. Mike? Per forza. Ok. Devo fare dei saluti agli amici Simple Plan. E poi comunque è una data bella, dai. Quindi ci può Poi c'è da stare. prendermi le firme per i Sum 41. Giusto, giusto, giusto. Giusto, Dai, giusto. sentiamo sto pezzo, vai. Cazzo, è il TG5. Proprio lui.
Allora, Vegas, ho letto cose molto positive da persone che mi stanno vicino su sto pezzo. Mi sembra un pezzo dei 30 Seconds to Mars e questo la dice lunga. La parte che scrivono sono loro e mi è piaciuta, il resto lo trovo un po' anacquato e per i miei gusti un po' noioso. Sì, però non mi sembrano i 30 Seconds to Mars, ma mi sembrano gli afi di Sing the Sorrow. Sì, ma tu che sì, cazzo hai bevuto, più o meno. Mike? ma cosa c'era in quelle gallette, Mike? Ma cosa stai cosa dicendo? C'era? No, in realtà cosa sì. In realtà sì. Sing the Sorrow è un capolavoro. Questa mi ha fatto scendere i coglioni a un livello clamoroso. Aspetta, parliamone un attimo. Le sonorità, cioè tipo quegli ambienti molto, cioè con l'eco, cioè ricorda. Poi vabbè, non ti sto dicendo, cioè tra Sing the Sorrow e questo ti prendo Sing the Sorrow 11 volte su 10, però più o meno me lo ricordava, cioè quei cantati molto lunghi, ci sta.
Sì, ma non è così cupo questo pezzo, cioè rispetto a Un Segni d'Essoro, ma pochino, un pochino, non, cioè, è mi solo ricorda veramente poi. molto. Poi Segni d'Essoro, cioè i pezzi comunque sia, anche se hanno questa ritmica, cioè esplodono quasi tutti. Cioè, questo pezzo ci mancava proprio. All'inizio sembrava quasi, c'è stato un momento in cui ho detto, ah, sta prendendo una bella piega questo pezzo, poi no, si è fermato. Vabbè. Pazienza, questa era una di quelle cose che mi dà noia, ecco, questo è proprio Sì, mi ha fastidio. annoiato abbastanza anche me, lo ammetto. Noiosevole. Adesso mi sembra che non sarà assolutamente noiosa perché adesso ci andiamo a ascoltare una band che mi sono segnato io ed è una delle nuove band della Flexpot, l'etichetta degli Skoll, eccetera, e di tanti altri. E quindi credo che sia un gruppo, cioè sono un gruppo hardcore, vengono da Melbourne, da Melbourne, non da Da Melbourne, Madball. e si chiamano AWOL, non so come si pronunciano, ne sentiremo molto parlare prossimamente, non lo so, è una band nuova, quindi ce la sentiamo insieme. Questi sono i... Ignoranti dure, mi sono piaciuti questi. Me sì, cioè ni, io ti do il ni. Io dico che mi Lì. piace la potenza, il suono molto bello, la ritmica, tutto molto bello, però io non sopporto assolutamente la gente che rutta al posto di cantare. Se non sai cantare, secondo me è meglio che non fai il cantante, quindi ecco, no. No, vabbè, ma è Questa roba hardcore, Simo, ci sta. io. No, no, ho capito. No, un conto è urlare, un conto è fare i lutti. Cioè, nel senso, questo ruttone così proprio è una roba che per me non esiste in ambito musicale. Cioè, non voglio neanche che il mio orecchio ne venga contaminato, perché poi ti ci abitui e cominci a ascoltare sta roba. La musica del diavolo, direbbe mia nonna. No, 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 no. Di Regas, a me piacciono perché hanno quella parte, quel beat quasi crust a un certo punto, van forti. È un disco di sound, sicuramente, è una band di sound, visto che uscivano per Flatpot, Flatspot sono usciti questa settimana, allora ho detto, ma sentiamoceli, che possono essere carini. Per me dai, ci stanno, perché ascolto il core, può essere, ci sta, dai Regas. Sai cosa? Che hanno tutti i canoni del pezzo hardcore, cioè, dell'hardcore
del pezzo hardcore da copertina, no, da copertina, cioè che devi farlo per lo forza, stereotipo, sì, gli stereotipi, esatto, bravissimo, mi veniva la parola. Ed è vero, cioè, parte col breakdown, poi parte veloce, poi arcorone, poi il pezzo lento, cioè, non male, cioè, però boh, io questa fase qui l'ho avuta qualche anno fa, che bastava, bastava la cattiveria, mi piaceva un botto. Adesso sono un attimino più selettivo e ti dico, non mi dispiace, però uno come tanti, ecco, mettiamola così. Allora, rega, invece sta facendo discutere sti pezzi nuovi che stanno uscendo dei One Step Closer. Il primo che era uscito era l'Happy Years, e adesso, poi, non molto tempo fa, è uscito Giant Despair. Adesso andiamo a sentire. Che loro, invece, già al secondo album, stanno molto, già dall'EP, stanno molto prendendo questa direzione, un po' Title Fight, che era un po' forse il loro destino. Certo che l'hanno accelerato molto, perché il disco mega hardcore, tira, eccetera, con quelle parti melodiche sublimi. Poi c'è stato l'EP, tra l'altro tutto recensito sul canale, che è stata un'apertura verso il melodico, e i nuovi pezzi vanno ulteriormente verso il melodico. Andiamo a sentire il secondo singolo, Giant Despair. When did I mess this up? Why won't I hear your call? But I can't leave this rug. Face to face with love. Help me find this one. I've been walking around. Remember talks I found them. Who are you inside of town? Far I'm gone, but I've been sitting home, thinking for too long. When did I mess this up? Why won't I hear your call? But I can't live this run. Try to take this from someone that you can. Face to face with love. Help me find this one. I've been walking around. Remember talks I found them. Who are you outside of town? Did I send the lights I've been through now? Call you out and fall down. Your talks from my bedroom. Only dream so far. When it's hard to figure out, I'm out, I'm out. I see it all. Failed you once more. Why's it hard to figure out? You're out. You're out.
Allora, premetto che il pesto a me piace tantissimo, però mi dispiace che dalla piega che hanno entrambi i singoli, One Step Closer, non sembrano più loro, boh. No, ma non dice niente. A me mi è parsa un po' un'agonia sto pezzo, A me è onestamente. Cioè, piaciuto, piace. Ah. è stata dura arrivare in fondo, ragazzi. A un certo punto dicevo, no, vabbè, va visto poi, come dire, va sentito tutto l'album per capire Sì, anche sì. come si posiziona questo pezzo all'interno dell'album. Certo, se tu non mi avessi detto chi erano, io non ci avrei indovinato neanche se ti No, dicevo non lo 30, sapevo. 40, 50 band, cioè proprio impossibile. No, li prendi. Cioè, all'inizio non era così fastidioso, poi si è prolungato talmente tanto che lo è diventato. Questo è un po' un problema. Vabbè, io tanto ormai l'ho comprato, quindi ecco, spero che sia bello. Preso? Eh? Mi sa che si è frizzato. Ah, ho Che edizione sei riuscito preso. a prendere? Quella più limitata, quella con la copertina differente, bellissima. Ok. No, io dai, alla fine prenderò quella bianca. Che ho visto che c'è su Grand Promotion, quindi alla fine prenderò quella. La prima me la sono fatta perdere anche perché sennò devo fare il pre-order 2 o 3 mesi prima e alla fine mi succherò quella bianca. Fa strano anche perché te, Simone, avevi molto apprezzati in passato. Da vedere come si posiziona, ma non era neanche concepibile un pezzo come quello all'interno di un loro album. In effetti, ma vedremo, ma sì, vedremo come si posiziona, diciamo, questo pezzo all'interno dell'album. Magari è un pezzo, boh, cagato fuori così, giusto per, come dire, sai che i singoli su Spotify, su queste cose qua, magari ci buttano fuori roba un po' per cercare di attirare un po' un pubblico differente, non saprei. Boh. Se è tutto così, venderò anche questo e vabbè, pazienza. Sono più i dischi che venderai che quelli che ma terrai. caspita, ultimamente. Vabbè, io ci provo, poi. Allora, Ah, questo Simo. prima Aspetta, sai che dico una cosa, Simo? Non ti ho vai. fatto vedere una roba, non so se l'avevo fatto vedere, ma ho fatto il Simo anch'io. Porca Madonna. No, si può Porca Madonna. dire. Si può dire, si può dire. Ah, beh, allora, guarda qua. Bam! Oppala, bello, bello, bello. Bravo, mi hai fatto bene, bravo Bellone. acquisto. Bello. Ci stava, dai, alla fine è un bel disco, mi piace un botto, lo ascolto, va via in un secondo, perché Sì. no? Che edizione è Vado. Mike quella? E non ho idea. Indie Europe Retail questa. T-Mob, Ah, euro? Coretex, eccetera, eccetera, eccetera. Euro Sì. questo? Ah, io l'ho preso Sì. tipo, ma a me me l'ha dato John Stevens, quindi Bravo. pensavo fosse americano. Vabbè, sti cazzi. No, più che altro No, perché questo qui. sicuramente ne hanno. Siccome Dimmi, dimmi. c'erano anche le versioni un po' più smoke, Ok. sicuramente gli amici americani ne hanno presi una valanga di copie per trovare le differenze, Ah, ma sai. io volevo questo qui verdino, cioè nel senso ne aveva Sì, anche un sì. altro smoke, però mi piaceva questo verdino. Ho detto no, no, dammi quello che $20 va benissimo. Di Allora, lusso, questi se direi. ce li ha consigliati il buon vecchio Michael Simeon, che non sbaglia mai, non so, no, non li conosco. Quindi, Michael, se vuoi dirci qualcosa in più sulla band in chat, i Faulty Cognition, consiglia il pezzo Last Cruces e un salto nel buio, siamo pronti. Self-destruct. Stop, so we suffered in a car right away. You were always
telling me you're leaving today. And I knew every time you left, always somehow found the way back. Your van broke down on the exit to town. Put a tent in my yard and you hung around. Didn't really want that summer to end. Nonetheless, forever, but it's hard to pretend. This town is alright if you don't wanna grow up. You and your friends can self-destruct. Cause I've shown what's happened in a car right away. You were always telling me you'll leave it today. God know everyone you left. Always have I found to way back. How we stand alone. Statue was for losers. I used to say I was silent all the time. Guess I didn't realize. One day you'd lose track of time and nothing would be as easy as it seems. I used to think that we'd always have each other. We could go on living day by day. Michael dice: scoperti perché usciti sull'etichetta dei Soft Kill e mi hanno pigliato bene, mi pigliano bene anche a me. Carino sto pezzo, molto. A me no, meno io se no, non mi piace. No, non, troppo... è roba per... non è roba per il piccolo frutto. Simo? Pancrocco io... per ora devo dire che l'unico, questo qua è il primo pezzo che avrei voglia di riascoltare. Okay. Mi ha fatto venire voglia di dire, lo riascolto. Belle sonorità, niente di incredibile, niente di nuovo, però bello, carino, secondo me ci sta di brutto. Tra l'altro il cantante, sono andato anche a vedere di dove sono, perché mi sembrava veramente una parlata molto inglese. Invece no, sì. Sono texani, cazzo. Il Texas? Quindi, sono texani. Wow. E, un pochino ci ho risentito qua, un qualcosa che mi aveva un po' stuzzicato nei Chisel. C'è qualcosa che ho sentito in comune che mi ha attirato, forse quelle melodie con quei suoni di chitarra un po' così particolari. Belli, bravo Michael, bravo. Texas? Texas. Strano, io sapevo che dal Texas arrivavano solo tori e checche. Questi l'aria del toro non ce l'hanno, quindi il cerchio si restringe. Grandissima citazione da Full Metal Jacket. No, dai, non è male, però boh, non so, non fa per me. Cioè, è molto secondo tranquillino. Me, se li passi a Franz Barcella, gli piacciono questi. Ah, questa sì, roba sì. Da Rapuno, sì. Sì, no, io sono abbastanza Barcella sicuro Cor- che questi qua li conosca. Cioè, se sono pure texani, avranno suonato ad Austin, sicuramente li avrà visti. Pure, dai. Comunque è probabile, vero, figa, è vero. E ragazzi, il pezzo che andiamo a sentire adesso sono gli ultimi due, l'ultimo, potete immaginare chi saranno, cantante di Portland trasferito a San Antonio. Ok, quindi forse l'accento di Portland che... il nuovo gruppo... di Samal con membri di Fulci e Face Your Enemy, pezzo uscito ieri, si chiamano gli Stone Cold, proprio come Stone Cold Steve Austin, quindi sono italiani, conosciamo i Regas che ci suonano, quindi andiamo a sentire, non ho ancora sentito il pezzo. Gran bel nome. Innanzitutto gli faccio gli in bocca al lupo perché è una band nuova che si porta, che inizia un percorso.
hanno avuto percorsi importanti. Andiamo a sentire sto War Within degli Stone Cold, ragazzi. Ci sono gli spaghetti in copertina, ci sono Domes e Samal, ci sono i riff 666, cosa si può volere di più? In bocca al lupo, ragazzi, il primo pezzo. Gran promosso, gran promosso. Questo mi piace. Grandi. E sì, ma forse è il tuo genere? Ma posso dire la stronzata? Ah, sì, posso dirla, tanto erano talmente tante quest'ora. Cioè, cazzo, mi sembra lì Bizkit, cioè, veramente. Cioè... No, vabbè, comunque, a me questo genere non dispiace, il problema è che sentirlo così, con l'audio del cazzo, del cellulare, con l'audio che sale e scende in base ogni volta che voi respirate, diventa difficile, perché è un genere questo che ti deve esprimere potenza, e, cioè, o la senti veramente sparato a mille, oppure te lo devi gustare live. Altrimenti io faccio fatica proprio ad apprezzare queste robe, però secondo me una roba del genere se lo vedo a un concerto mi gasa, cioè mi ricorda molto i Comeback Kid, quindi va benissimo, anzi giuro, molto molto fico, mi piace. Tra l'altro con Dome feci un viaggio da Milano a New York, che loro dopo andavano, mi pare, a Chicago, Detroit, perché cominciavano il tour con i Fulci, e io invece andavo al The Fest in Florida. Però abbiamo fatto il volo Milano-New York insieme. E io e lui riusciamo a prendere il sole, ci siamo fatti una chiacchierata di 4-5 ore, e mi ha raccontato durante quel viaggio che stavano mettendo su sto progetto, e mi era rimasto in mente, e poi ieri è uscito il pezzo, e ecco qua che si è chiuso un cerchio, anzi per loro si apre, quindi sono curioso di vedere poi il percorso che avrà il pubblico, il percorso che avrà il gruppo, ma sicuramente incontrerà pubblico, perché penso che... se sia un genere che adesso possa avere la sua sexitudine, secondo me. Io invece ti dico che c'è un aneddoto che non c'entra un cazzo, e sto cercando anche la foto se la trovo, e invece io ho beccato Dome nel 2015 proprio allo store della Fatvrek, completamente a caso. Sì? Sì, mi sento chiamare da dietro e dico, ma che cazzo, cos'è? Accento napoletano, minchia Dome, non ci credo.
Vedi? Segno evidente che Dome va a prendere i dischi allo store, tu no. Tra l'altro, Dome pensa che sia di Caserta, quindi diamo l'accento di dov'è. Accento campano. Dai. Vabbè, per me però c'è milanese d'adozione, ormai quant'è che sta lì dove è Milano? Un botto, sì, ma infatti lo beccavo spesso in via Vigevano, quando che lui mi sa che lavorava lì vicino. Ragazzi, cioè, no, l'avevamo detto, ascoltiamoci un pezzo della SED e poi tutti a nanna, è un'ora che siamo in live. Autodistruttivo, qual è quella di Sanremo? No, beccati la foto. Aspetta che... Un attimo, metto in solo. Ecco qua. Completamente a caso. Grande. 21 agosto 2015. Dio boh. C'era 10 anni fa. Tra l'altro, l'avete vista la lineup del The Fest? C'è i Bouncing Souls che fanno doppio set. Tanta roba. No, io sono andato l'anno scorso, non vado. Poi, a parer mio, non è una grandissima edizione. Hanno messo, infatti, i meme sono partiti in maniera potente. Tantissime band ska o derivati ska core, eccetera, dei Master Plan, Street Night Manifesto. Sarà il The Fest più ska di sempre. Quindi non è assolutamente la mia situazione. Che poi, se vai lì, lo puoi evitare. Tanto il bello del The Fest è andare a fare scouting di band, eccetera. Poi ci sono i set dei Bossing Souls, eccetera. Me lo salto quest'anno, ma l'avevo già detto che non ci sarei andato a priori. Poco male, perché non è un'edizione che mi piace particolarmente. Allora, ragazzi, vai Simo. No, dico che l'ho visto, che effettivamente è una lineup che non mi ha colpito moltissimo, però al The Fest poi fondamentalmente non è che ci sono sempre state delle line-up sfavillanti, sono le piccole gemme preziose nascoste che di solito sono quelle che uno scopre, che a cui viene attirato, diciamo, più dalla situazione che non tanto dalle band di alto profilo, ecco. Allora, Giorgio mi dice che Fuck the World è l'unica carina dell'album della SED, quindi Giorgio... io ero qua per ascoltare Autodistruttivo, però se mi... Oh, ma possiamo anche ascoltarne due, guarda, cioè, non è che... Ma Autodistruttivo, no. Non era quella di Sanremo? Dai, sentiamoci Fuck the World, tanto della SED, la prima e l'ultima, dai, adesso ci sentiamo Fuck the World, visto che ce l'ha pompata, poi se abbiamo voglia ce ne ascoltiamo anche un altro. Ragazzi, la SED. Sempre me stesso, un figlio di puttana. Se non fatto al mondo, stavolta mi stessa. Sono depresso, perché vivo in Italia. Dove conta più la fama che la fame per strada. Un altro uomo muore in una guerra che non ha senso. Un'altra mamma che c'è a casa per il figlio che ha perso. Un altro spiro picchia un pusher, ma poi si mi impappetta. Un'altra donna viene uccisa da un ragazzo violento. Non siamo umani, ma siamo schiavi. Non c'è un domani. Nessuno ci toglierà la nostra libertà, è peggio la società di un posto all'aldilà. Fanculo ad ogni bugia, lo Stato e la polizia, alziamo il medio al cielo, gridando a fatta. Odio agli informali che attella. Voglio più neanche nel fottuto mondo. Sogno di morire nel sogno. Voglio vedere più le vostre facce ogni giorno. Non è un governo ma una banda di assassini. Ce lo mettono in culo come i preti coi bambini. Non siamo umani, ma siamo schiavi. Non ci abbiamo mani. Nessuno ci toglierà la nostra libertà. È per
peggio la società di un posto alla guida. Fanculo ad ogni bugia, lo Stato e la polizia. Alziamo il meglio al cielo, il ganga fa qualcuno vuol dire prima di me? Ma porco Dio. A me non è dispiaciuto. Suonato bene. Prodotto beh, bene. Vabbè, chi l'avrà suonato non si sa. No, no, si sa, si sa. Cioè, Fusix alla fine è un mago a fare sta roba, quindi cioè, suona bene. Però, Dio caro, sembra di sentire i Peter Punk con i testi, raga, basta. Cioè, veramente. Sì, a parte il testo alla Peter Punk, però è anche da dire che non è rivolto a noi che abbiamo che siamo over 40, ma a un pubblico molto più giovane, e non che i punk a sei tempi facessero delle analisi più criptiche. Beh, oddio, cioè no, No, scusa. Ma di... cioè, no, Kant, dai, cioè, non puoi dire che... cioè, no, adesso... Non puoi accomunarli. Ho preso i Pancras sbagliando. I Peter Punk dei tempi, Trusty e Rogo Punk al Pogo, era quella roba lì, Regas, era quella roba lì, che a 16 anni era figa. Ma no, non era figa neanche a 16 anni. Cioè, sono d'accordo con Mike. Dai, non era figa neanche a 16 anni. Cioè, a 16 era anni imbarazzante erano carine, anche a 16 erano anni. Carine certe canzoni, ma Truzzi al rogo panca al pogo, chi non salta Berlusconi è... cosa cazzo stiamo parlando? Dai, cioè allora, il primo disco di Peter Punk aveva dei pezzi carini. Giuseppe, caro papà. Sì, sì esatto. Sì. Con anche tematiche, cioè così... Ma tipo, dai, ma a letto con Selene, ma di che cosa cazzo stiamo parlando? Che sta un po' pane e salame, però la produzione, se devono andare dei pezzi così dopo, ho visto che ci sono 40.000 featuring con praticamente chiunque, e quindi lì dopo si va un po' a... sicuramente l'album si andrà un po' ad annacquare, però ha un bel... una bella strofa tirata, l'apertura melodica del refrain non è male, ma è un brutto pezzo, godibile. La strofa non è male, bella cattiva. E il problema è che poi diventa, cioè, a mio avviso, diventa, cioè, scialba. No. No. Simo? Allora, difficile. È difficile perché la strofa non è orribile musicalmente. Il problema è quando inizia a cantare. Cioè, già il cantato in italiano così è una roba che c'è. Cioè, io sono schioppato a ridere. Cioè, se ce l'avevo davanti alla faccia, gli ridevo in faccia. Perché cioè, a me mi fa ridere una roba del genere, cantata in italiano. Cioè, è proprio... cazzo, anche musicale, cioè proprio mi dà un po' di... E quindi, faccio fatica a analizzare un pezzo così, cantato in quella maniera lì, cioè... Lasciamo perdere poi, diciamo, i testi, i significati che possiamo capire subito perché è appunto in italiano, però, come dire... Cioè, io di questo gruppo l'unica cosa che mi piace per davvero è l'entusiasmo che generano. Cioè, tutto il resto per me... Cioè, non me ne frega proprio un cazzo. Hanno trovato la chiave di volta, assolutamente. Sì, e no, quello che fanno funziona. Sì, adesso funziona, ma poi non funzionerà più, perché lo sappiamo, perché quando c'hai 16 anni, 14, 15 anni, ti ingurgiti di tutto, e poi quando arrivi magari a 18, prendi un'altra strada e chi si è visto si è visto. Cioè, però comunque, l'utenza è quella. Comunque, quando il 16enne arriva ai 18, c'è il 14enne che arriva ai 16.
Quindi in teoria forse ci può essere un riciclo. Dici, ma non lo so. Ragazzi, nel mio feed vedo parecchie, anche soprattutto ragazze attorno ai 30 che li ascoltano, quindi non pensiamo siano solo ragazzini, ci sono molti tanti nostalgici emo che quindi adesso hanno una trentina d'anni che se li fanno pigliare bene, sia un po' per le tematiche che per il sound. Insomma, ragazzi, ci sta. Ma tu Kant conosci della gente assolutamente opinabile, basta vedere chi inviti in trasmissione, cioè voglio dire tu c'è a partire da voi due che siete in trasmissione, ragazzi, esatto. Soprattutto noi, ti studio la sed così ci sentiamo, dai, sentiamone un altro, dai, vai. La corsa, il gruppo La Quella, stazione di violenza e misoginia. Ed è ancora bombera sulla sede. Ancora contro la sede. Accusati di sessismo, di avventura alle droghe. Cazzi, violenti delle canzoni. È colpa di ste canzoni. Se sti ragazzini sono senza valori. Se fumano fino a bruciarsi tutti i neuroni. Se cantano le donne nel peggiore dei modi. Se sono gelosi. Se sta generazione la più triste che c'è. È solo colpa della sede. Se ne senti i droghi. Dare quegli errori dei tuoi genitori. Voglio ste canzoni. Odio la sed, non sono veri artisti. Hanno venduto l'anima per vendere due dischi. Quei fraccini alla sed, con i capelli tinti. Si spacciano depressi, ma sono le fitti tristi. Che stupidi pagliacci rosa, verde e blu. Che non sanno cantare senza l'autotune. Questo qui non è punk, non c'è più di niente. Questa è la rovina dell'umanità. Spero un giorno muoiano di overdose. Così non fanno più nessuna canzone. Non resterà più traccia del loro nome. Io odio la sed, è colpa di ste canzoni. Se sti ragazzini sono senza valori. Se fumano fino a bruciarsi tutti i neuroni. Se trattano una donna nel peggiore dei modi. Se sono gelosi, se sta generazione la più triste che c'è. È solo colpa della sed. Se adesso ti droghi, dalle quegli errori dei tuoi genitori. Ma queste canzoni. Amo la sed, perché mi ha salvato la vita. Perché ho curato ogni mia ferita. Se mi sento parte di qualcosa, se non ho più problemi di droga. È la sed, la mia vera famiglia. Mi ha insegnato che anche senza gioielli si brilla. Mi dà la forza di puntare in alto. Da quando c'era solo pasta in bianco. La sed è la Pax, perché vuole vecchia sui pochi di ogni città. Uniti dall'ore di te quali a metà per l'eternità. Io amo la sed. Se riescono ad uscire dai momenti peggiori. Se trattano una donna nel migliore dei modi. Non hanno rancori. E sta generazione la più triste che c'è. Ma per fortuna ce la sai. Che riguarda i tuoi. Urlando il disagio dei loro dolori. Nelle canzoni. E sto nella sede. Come hanno imparato bene la lezione che il grandissimo Eminem in 8 Mile nella sfida finale elenca tutti i suoi difetti per poi non potergli più dir niente e vincendo così. Quindi questo è un vecchio trucco e in questo riescono. Il pezzo mi era piaciuto più l'altro. La produzione mi piace molto, soprattutto l'arpeggio che rimane lento all'inizio del pezzo per poi partire veloce la strofa. Quindi le soluzioni melodiche di produzione che non c'entrano col brano mi piacciono, ci sta. Mi è capitato di andarli a vedere con Cuzzo, c'è un video che le testimonia, c'è caso che ci sbatta ancora contro a un loro concerto, però di... capisco perché possa piacere, non è rivolto a me, amen. C'è roba molto peggio per radio. Sì, sì, ma infatti no, quello che dico non è che odio la sed o mi stanno sul cazzo, perché non mi stanno sul cazzo? Due non li conosco, uno sì, e non mi sta sui coglioni, cioè ci mancherebbe. Però è roba che non mi appartiene, non mi dice niente, cioè, mi fa un po' sorridere sentire ste robe qui, però voglio dire, evidentemente si rivolgono ad un pubblico più o meno fatto da ragazzini, come hai detto te,
alcuni con problemi esistenziali, adolescenziali, quello che è, che magari si ritrovano nelle loro canzoni e buona lì, li ascoltano, poi magari da quello potrebbero arrivare ad altro, non lo so. O magari si fermano lì e ciaone. Però, boh, per me no. Cioè, almeno per quanto mi riguarda, Sì, sì. Io trovo che la produzione di questo pezzo sia imbarazzante, soprattutto la batteria. Cioè, sembra una, cioè io non so cosa fa, sembra una drum machine che va a caso con loro che ci stanno dietro cercando di non stramazzare con uno dei cantanti che sembra che sia ubriaco. Walking Dead, va bene, ok. Tralasciando quello, anche una buona dose di vittimismo, cioè proprio la ricetta proprio ideale per rendersi ancora più simpatici al dodicenne, perché siamo contro il sistema, tutti ci odiano. Ma vedi, se ci pensi, Salvini fa la campagna sul vittimismo e lo vota nei sessantenni, quindi il vittimismo funziona sempre. Sì, ho capito, però, cioè, tu dici che, come dire, non ti sorprende che piaccia sta roba, io sinceramente mi sorprendo, cioè mi sorprendo proprio, cioè che piaccia sta roba, ma non perché mi aspetto che il pubblico italiano venga ad ascoltare, chissà, gli Slang Pur Kids o i Disco Mostro, ci mancherebbe altro, è meglio che non ci arrivi nemmeno, però, come dire, ascoltatevi gli articolo 31, cioè cavatevi di qua, cioè, tanto più o meno è quella roba lì, cioè, non credo che cambi molto, infatti se non ho capito male fanno anche un pezzo insieme, son caspita. Sì, ho visto, è una roba che davvero puoi ascoltare fino, cioè c'ha un'età di scadenza che forse abbiamo esagerato dicendo 14, 15, 16, cioè davvero i sedicenni sono così, cioè... Boh, non lo so, poi sai, dipende. Io a 16 anni andavo cazzo in discoteca con gente che si impasticava, tirava giù i cartoni e lo scopo della loro vita era quella. A 16 e mezzo ho cambiato vita, però cioè, non è che sono tutti fortunati che qualche amico ti fa ascoltare della roba giusta, però a questi ragazzini veramente servirebbe un po' di tutorials, perché se questa qui è la roba che gli piace, poverini. Cioè, mi dispiace. Vabbè, i numeri sono a loro favore sicuramente. Sì, no, no, per carità, senz'altro, altrimenti non farebbero ste robe qua, ma farebbero qualcosa. Guarda, rispondo a Dario, cioè se volessi fare il democristiano dal canale che ho andrei contro loro a sprombattuto e tutti sarebbero probabilmente più contenti visto il contenuto. Beh, così ti dedicano un pezzo la prossima volta, anche no, no, ma figurati che voglio leccare il culo a qualcuno. È più il fatto di dire, se deve girare della musica in radio e ha un piccolo sentore di punk, o può essere un entry point, che non so se può essere un entry point che poi di chi ascolta la sera adesso, nonostante non veda la maglietta proprio degi Exploited, non arriverà ad ascoltare gli Exploited, però mi infastidisce meno rispetto a tanta altra musica che c'è per radio, detto che molta musica per radio magari mi piace anche, escludiamo per esempio i Pinguini Tattici Nucleari, che quello mi fa cagarissimo, però la musica pop a me non mi è mai dispiaciuta. Se metto per radio la musica, anche quella americana di adesso, non mi dispiace assolutamente. E quindi c'è roba che mi dà più fastidio. Mi ascolto il disco della serie e me lo vado a comprare? No, però non vedo sto scandalo. Non voglio fare adult explaining della serie e dire ai Regas che cosa vogliono ascoltare, perché se dei ragazzini vedono tre uomini di mezza età come noi che gli diciamo che cosa ascoltare, naturalmente, giustamente, ci manderanno a fanculo e preferiscono entrare nel vittimismo della sed, quindi ci sta, boh. Guarda che comunque non è che siano troppo più piccoli loro, attenzione, non sono ragazzini, no, hanno più verso la nostra età, ovvio. Sì. Il problema sarà quando, come successe con la Dark Polo Gang, e quando verranno in qualche modo fagocitati dal sistema, e quindi quando i genitori sapevano bene che cos'era la Dark Polo Gang e sapevano cosa facevano Tony F,
perché hanno cominciato a seguire i genitori su Instagram, allora i ragazzi si sono stufati, perché da un momento che non è più una controcultura, ma diventano parte del sistema, a questo punto non saranno più qualcosa che esprimerà una ribellione, ma saranno parte del sistema stesso, e quindi non avranno più quel fascino. Dal momento che verranno in qualche modo che passeranno per radio ancora di più, i genitori diranno: no, ho sentito la canzone della Sed, ai ragazzini non gli piacerà sta cosa, credo, e quindi questo ne sancirà un po' la loro fine, come è successo ad altre band. Ma la loro fine ha una grossa problematica eventualmente, che è appunto una questione anagrafica. Cioè, quello che io mi chiedo è: come può un gruppo così fidelizzare, come dire, cioè portare un ragazzino di qui 12, 13, 14, 15 anni ad ascoltarlo per 20, 15, 20 anni una roba simile? Perché mi domando, ci deve essere veramente qualcosa che va al di là del concetto di musica, che forse manca anche a questo paese, che fondamentalmente definisce punk tre tizi che si vestono così, ma che di punk non è questione di è più o è meno, è punk o non è punk, è che qua c'è una sottocultura punk che va avanti da 20 anni in Italia e nessuno gli dà un minimo di copertura mediatica, e non gli caga un cazzo di nessuno, escono fuori tre pirla vestiti così, che poi tra l'altro io sinceramente non ne ho idea, ma da quanto mi hanno detto questi individui si sono un po' trasformati nell'arco del tempo proprio per determinate scie e cercare di avere successo. Quindi fondamentalmente di cosa stiamo parlando? Di una roba che è totalmente artificiale, cioè non è musica vera, cioè non è, anzi mi ascolto il cantautorato italiano degli anni 70, cioè è più vera di questa roba qua, totalmente. Cioè, i contenuti li avevano secondo te quindi gli articolo 31 poi, che per esempio? No, io stavo perculando pure quelli, cioè. No, però gli articolo 31, adesso J-Ax faceva il pezzo. Maria. Qui corre l'anno 2030, mi ricordo che di anni quasi ne ho 60, e nel 2030 ci arriverà e sarà ancora lì. E quindi portavano bassi contenuti gli articolo 31 in quegli anni? Sì, mi piacevano da ragazzini gli articolo 31 tantissimo, però vedo che ancora cavalcano con l'effetto nostalgia, quindi non è stata per esempio per una band come gli articolo 31... Non cavalcano proprio l'effetto nostalgia, cioè si è proprio reinventato, a cominciare dalla band e dai musicisti che ha trovato, che sono dei gran musicisti, cioè, intendiamoci, un po' diverso, Però credo che buona parte del pubblico che va a vedere adesso gli articoli, credo che vada un po' per sentirsi, domani smetto, in giù, ma senz'altro, però quella gente lì va a vedere quanti concerti l'anno, esclusi gli articolo 31, quanti ne va a vedere? No, guarda 6-7 concerti l'anno, va a vedere i Pinguini Tattici Nucleari, gli articolo 31, l'artista dell'amico, cioè che gli consiglia l'amico che è un attimo in hype, il rapper, va a vedere magari i Dogo e quella roba lì, fa quei 5-6 concerti. Vanno a vedere i gruppi o gli artisti di cui fuori puoi comprare la fascetta a 3 euro. Hai presente quella specie di... Che normalmente lo fanno per questi gruppi che hai detto te. Guarda che c'erano anche i Blink, ora che ci penso che ce le volevano vendere. Appunto, sì, certo. E quello che va a vedere gli articoli va a vedere anche i Blink, molti. Sì. Infatti è drammatico, il concerto dei Blink è stato il concerto con cui ho percepito più disagio personale di tutta la mia vita. Ma certo, ti stavano per fare per prendere a cartoni. Ti ha dovuto salvare Mike. Meno male che ti ha salvato il bodyguard, Dio caro. Però avresti preso tanti piccoli pugni. Bellissimo, cazzo. Da un sacco di ragazzini. LOL. E dai, io ci trovo molte similitudini tra la Sed... E aspetta che rientra Mike, eccolo qua, tra la Sed e gli articoli. Lo so che il contesto, Dario, era differente, però stanno al punk di oggi la Sed come stavano all'epoca gli articolo 31 al rap, che erano in qualche modo ripudiati da tutti, e quindi
E vedo molte analogie. Aspetta, che mi ha risposto Dario. Il periodo d'oro del pop italiano è imparagonabile. C'erano loro, i Messaggeri della Dopo, una scena enorme. Loro sono Mosche Bianche. Sì, questo è tutto qualche un periodo d'oro. Per... Vai, scusi, vai. Scusi, dottor Cancelli, io ho una domanda perché sono un po' ignorante in materia, ma c'è gli articolo 31, prima di arrivare a questo, cioè facevano, immagino, parte di una scena rap. No, sì, no, sì e no, no. E cioè, nel senso, se... non è che sono svegliati una mattina, hanno fatto, cioè... No, sono partiti se... da una scena rap, sono partiti da una scena hip hop, e poi comunque una volta che hanno fatto più o meno il botto sono stati additati da tanti come... Vabbè, ma questo è un percorso normale, sì. È un percorso logico anche, cioè nel senso, comprensibile, cioè nel senso, questi di che scena hanno fatto mai loro tanto? Erano un po' ci più frusti sono... che... dalla scena rap. Se guardi le tante interviste di DJ Ax che ci sono, racconto un po' che già erano un corpo estraneo all'inizio, all'interno della scena rap. Ma questo non è un corpo estraneo all'interno della scena punk, questo è un corpo estraneo al mondo, cioè nel senso, dove, cioè, quali sono le loro radici? Cioè, non c'è niente, cioè, ci sono persone messe assieme che fanno una roba studiata per piacere, più artificiale di così. Boh. Che possa piacere non lo metto in dubbio, ci manca. Beh, in effetti quello che dice Simo è corretto, perché comunque gli articolo 31 facevano parte di una scena hip hop dove magari non erano ben visti, ma facevano quella scena, quella parte, sì, di quella, sì, scena lì, come dice Dario. La SED non fa parte di uno scenario punk o comunque, cioè, non è un gruppo che suona all'interno di un contesto che poi esplode. Cioè, come dire, esatto, comincia a diventare, sì, sì, cioè, questo è proprio un progetto che è nato per essere così e che è studiato per piacere. Quindi, fondamentalmente, io a un dodicenne gli dirò: ti piace la serie? Ah, sì, allora ti piace essere preso per il culo, bello mio, perché questa che è una presa per il culo. Basta, fine. Beh, anche Malcolm McLaren, però, diceva: non avete avuto, no, scusami, Johnny Rotten diceva: non avete avuto la sensazione di essere stati presi in giro? E infatti, sì, appunto, perché abbiamo già visto. Ragazzi, ce lo dirà il tempo. Vedremo, dai, se dopo questo disco riescono in qualche modo, con gli eventi correlati, Summerset, eccetera. La cosa un po' che mi stupisce è che non sta nascendo una gran scena di coda alla SED. Vedo qualcuno che ci prova, ma senza troppo successo. Cioè, e se dopo la SED venivano fuori tanti gruppi più o meno sul genere e potevano costruire qualcosa, il fatto che loro siano una mosca bianca mi fa capire che stiano costruendo poco. C'è qualcuno che li scimmiotta, però non è che sta andando molto bene, vedo, non ci sono i nuovi La SED, o per fortuna, purtroppo, voi direte per fortuna, però vuol dire che non c'è, cioè, magari c'è chi ci prova ma non ci riesce, perché è difficilmente riproponibile il tutto, e quindi vuol dire che è stato studiato bene, come avete detto voi. Ma sì, sì, beh, ti ripeto, se una cosa è successo, è sicuramente studiata molto bene, ecco. Cioè, però parliamo di, come dire, dovrebbe esserci un processo un po' più naturale, no? Questo, quello che intendo io fondamentalmente è questo, cioè l'emersione di un qualcosa che in un contesto piace, che allarga la platea e piace un pochino più persone, allora dici, beh, caspita, ok, così effettivamente, magari la cover di Tu pettine ti spettini di Jerry Calà, tanta roba. E Michael dice: siamo sopravvissuti a Phil e Dari, e sopravveremo pure a questi. Sono durati quanto più o meno io con Belen, quei gruppi. Aspetta un secondo. Da Finlay a Dari c'è un abisso. Per quanto i Dari e i Finlay non siano troppo quello che ascolto, cioè i Finlay comunque hanno fatto un percorso che si è evoluto e tutto il resto, ci sono ancora, suonano ancora. Ha suonato anche a Raduno l'anno scorso. I Finlay? Mi pare di sì.
Ti vorrei dire un'idiozia. Forse no, mi non credo. Con un altro gruppo no, di cui non spiega te. Non credo, Simo. No, ma i Pillay sono, a parte che sono dei bravissimi ragazzi, ci stanno dentro, sono in gamba. Poi, è roba che ascolto? Sicuramente no. Però, comunque sia, sono dei bravi musicisti, e sanno il fatto loro e si rivolgono ad un pubblico che è il loro. Cioè, che magari può ascoltare delle cose un pochino più pop. Sicuramente non è punk, ma non gliene frega neanche un cazzo esserlo a loro, sinceramente. No, no, cioè, però... Ma Mike, te sei proprio i rapporti con la band, quindi è normale che la vedi da questo punto di vista. Però aspetta, io sono in rapporto con la band, ma in termini di amicizia, non in termini di musica, perché se mi dici andiamo a vedere i Pillay, ti dico, cazzo sì, ci sta, ma perché comunque sono miei amici e gli voglio bene tutto il resto. E se dovessi invece mettere un disco per sentirlo, non è proprio il mio genere. Però, a parte quello, riconosco il talento nel suonare, perché comunque, che ti piacciono o che non ti piacciono, sono bravi. E comunque, cioè, non è un prodotto preparato e tutto il resto, perché se avessero continuato a fare... Se una cosa è genuina, secondo me merita comunque rispetto a prescindere. Esatto, esatto. Tutto qua. Se avessero, se avessero voluto fare solo una questione di, diciamo, di carriera, avrebbero potuto continuare a fare il solito disco che piaceva alle ragazzine e avrebbero continuato a vendere un sacco. Però alla fine hanno avuto un'evoluzione, hanno fatto il loro percorso, cioè adesso comunque lavorano in radio e tutto il resto. Cioè, è una cosa un po' diversa, secondo me, ecco. E sui Daris pesto una lancia, perché ho sempre detto, magari non so se in trasmissione o no, se mai ci dovesse essere una sigla in questo canale, sarebbe solo punk rock dei Daris. Magari se qualcuno vuol fare la cover e passarmela, magari sentiamo anche quella, solo punk rock, solo punk rock, io ti amo come amo solo il punk rock. Grandissimo pezzo quello, ragazzi. No, non sono particolarmente fan, neppure io, però quello è un gran pezzo, secondo me. Grandi Dari. Ne. Simo non lo vedo convinto. Ma è sempre stato, diciamo, lo scopo della mia vita, per culare band del genere. E io li ringrazio perché mi sono divertito tanto nella mia adolescenza a prendere per il culo sti qua. Quindi, che posso dire? Un po' irrilevanti? Non andavano forse neanche citati, cioè non se n'è accorto nessuno. Se n'è accorto con la fascia di età sensibile alle caccate a 15-16 anni, arrivati a 20, chi cazzo se li ricorda più? Sì, infatti i Pillay magari noi ce li ricordiamo di più, perché quando magari sono usciti i Pillay noi avevamo... No, io mi riferivo ai Dari, sui Pillay sinceramente... Sì, no, ti dico, era questo il discorso, partivo dai Pillay perché quando loro sono esplosi magari noi avevamo 23 anni e quindi eravamo più vicini, quando sono esplosi i Dari noi magari ne avevamo già 27-28 e quindi sono arrivati con un po' di delay rispetto agli altri e quindi ci sembravano un po' più lontani, però l'impatto mediatico... Però c'è il cellulare, se l'ho già spento, perché se no è troppo sbattimento, c'è una delle cose più belle che concepite dalla musica. Cioè. Andiamo a mangiare, dai, che sono 9:30. Buona ragazzi, non è che siamo qua per dare delle risposte, ma per fare delle chiacchiere come ci faremo con gli altri, quindi sono pareri. Grazie per aver visto questa live e bomba, grazie Simo, grazie Mike. Domani ci sarà un'intervista di me e Franz a Culicchia, a mezzogiorno e mezzo parleremo del libro Tutti giù per terra, delle sue origini punk. Lo so che 12:30 non è un orario, quindi molti se lo beccheranno in podcast, però chi vuole fare la pausa pranzo con noi saremo qua. E martedì prossimo ricordiamoci NoFX. NoFX martedì prossimo. E lunedì prossimo ci saranno invece i Cox da Genova, bellissimo disco, mettetevelo in playlist ragazzi, perché Super Liquidator è un grandissimo disco. Bomba, ciao a tutti, buona serata, ciao ciao.